Allora, c'era questo esercizio. Allora, mentre arrivano un po' alla spicciolata, facciamo un piccolo esercizio di con i numeri complessi. Siete perché meno mobilizzata qua il quale. Allora, come si può fare questo? Io preferisco farlo in questo modo, poi lo possiamo fare anche col sistema, vediamo le differenze. Allora io posso scrivere z uguale modulo di z quadro meno 3 più i, ok? Quindi passando al modulo quadro trovo che il modulo di z quadro, allora questo qua è un numero reale, questo qua è un numero immaginario, quindi questa è la parte reale di 0 e questa è la parte immaginaria di 0, questo è uguale ad a, questo è uguale a b, quindi il modulo di z quadro deve essere uguale al modulo di z quadro meno 3 al quadrato più 1. Ponete modulo di z quadro, chiamatelo t, ovviamente t è un numero maggiore uguale a 0, quindi qua vi viene l'equazione di secondo grado t uguale a t meno 3 al quadrato più 1. Cos'è il coefficiente immaginario di 1 è il coefficiente di a più ib, b è uguale a 1, quindi qua ti viene t quadro meno 7t più 10 uguale a 0, t quadro meno 7t più 9 più 1, poi la tira con l'altra parte, quindi t uguale 7 meno più radice di 49 meno 40 fa 9, radice di 9 fa 3 fratto 2, quindi t uguale o a 2 oppure a 5 mezzi. Semplicemente, quindi sostituendo z uguale meno 1 più i z uguale 5, no? Infatti adesso non mi tornava che erano troppo vicino. 2 più i, queste sono le due soluzioni, anzi, cioè sono non sistema, oppure ci diamo due soluzioni, se da 1 uguale 1 più i, nel caso di z1 il modulo al quadrato fa 2, quindi viene meno 1 più i più 3 meno 1 meno 2, quindi 1 meno 1 se ne va, rimane i. Nell'altro caso viene 2 più i più 3 meno 5, 2 più 3 meno 5 se ne va, rimane anche in quel caso lì, quindi effettivamente ambe due le soluzioni sono corrette. Questo è un modo. Un altro modo è quello di scrivere il sistema. Allora, se io scrivo il sistema, io scrivo a più ib più 3 meno a quadro più b quadro meno i uguale a 0. Allora, questa è l'equazione. L'equazione si sdoppia in un sistema perché devono essere 0 sia la parte reale, cioè a più 3 meno a quadro meno b quadro, e dall'altra parte b meno 1 deve fare 0, quindi b è uguale a 1, e poi sostituendo troviamo che a quadro meno a più 2
alfa 2, no, quadro più alfa meno a meno 2 deve fare 0. Quindi qua mi viene a meno 2 per a più 1 uguale a 0, quindi le soluzioni sono 2 e meno 2 e sono esattamente le stesse. Quindi potete farlo in un modo, potete farlo in un altro. Però dovete ovviamente abituatevi, quando sapete fare una cosa in più modi, abituatevi a farla in più modi. Perché poi questo non significa che la dovete al compito fare per forza in più modi, però avete più possibilità di scegliere. Soprattutto quando fate un esercizio in più modi, il fatto che i risultati vengano uguali vi conforta sul, diciamo, la bontà della vostra impostazione. Adesso torniamo agli integrali. Allora, supponiamo adesso di avere una funzione razionale r di x, y in due variabili, che sia una funzione r di x e per esempio radice di ax meno b. In questo caso è molto semplice, si pone radice di ax più b uguale a t. Questo perché se faccio questa posizione io ottengo ax più b uguale t quadro, quindi x uguale t quadro meno b fratto a, e se volete dx è uguale a 2t dt qua. E tutte queste espressioni sono funzioni razionali, quindi quando vado a fare la sostituzione tutti, diciamo, gli integrali, negli integrali la radice scompare perché diventa t, e tutte le altre espressioni non introducono nuovi radicali, quindi alla fine quando avrò fatto la sostituzione nella t avrò una funzione razionale. Vediamo un po', facciamo per esempio, e facciamo unitamente anche un esercizio sugli integrali impropri, facciamo l'integrale tra 0 e più infinito. Vediamo un po', 1 fratto per
sopra. Vabbè, facciamo semplicemente così. Volevo mettere una cosa che avesse, diciamo, anche una singolarità di zero. Facciamo semplicemente questo. Allora, questa qua è semplicemente una funzione che non è nulla fuori di un intervallo. Semplicemente questa funzione sulla semietta 0 più infinito assume sempre valori in accento. Come si fa a stabilire se questo integrale si fa? Quindi si fa anche in maniera esplicita. Tuttavia, è, diciamo, una valutazione immediata si può fare per dire che questo integrale viene finito. Innanzitutto la funzione di segno costante, che x più 2 è sempre positivo, radice di 1 più x è sempre positiva nell'intervallo considerato, dice, si intende in senso aritmetico. Inoltre, il denominatore non sa nulla mai, rimane da capire se l'integrale converge oppure no. Beh, la mia funzione f di x si comporta come 1 su x radice di x quando x tende a infinito, o se preferite f di x è uguale a 1 fratto x alla permezza più o piccolo di 1 fratto x alla permezza, sempre per x tende a più infinito. Si comporta come significa che il rapporto tende a 1 e quindi questo che vuol dire? Noi sappiamo che una funzione del genere all'infinito è integrabile in senso generalizzato perché l'esponente è maggiore di 1, quindi anche la nostra funzione è integrabile in senso generalizzato. Se vogliamo calcolare l'integrale dobbiamo fare con la sostituzione di p. Questa è una funzione razionale in cui compare un'unica, diciamo, razionale di x e di una radice di ax più b. Ax più b è x più 1, quindi la sostituzione da fare è radice di x più 1 uguale t, quindi x più 1 x uguale t quadro meno 1 e x uguale 2t del t. Ma facendo questa sostituzione il mio integrale si trasforma nell'integrale tra, allora, t alla radice di x più 1, quando x uguale a 0 viene radice di 1 che fa 1, quando x va infinito va più infinito, fratto x più 2 è t quadro più 1, qua abbiamo t e poi c'è 2t di t, quindi t e t si semplifica, quindi mi viene 2 volte l'arco tangente di t valutato a 1 e a per t che tende a più infinito l'arco tangente tende a pi greco mezzi, a 1 l'arco tangente vale pi greco quarti, e quindi tutto fa pi greco mezzi. Ok? Va bene. Sempre per fare un banale controllo, allora cominciate con lo stabilire, se io prendo x più 1 lo chiamo t, lo chiamo y, no? Questo mi diventa integrale tra 1 e più infinito in dy di y più 1 per la radice di y. Se qua ci tolgo 1 il denominatore diminuisce e quindi integrale aumenta, ma questo è un integrale immediato, quindi questo qui è meno 2 per y alla meno un mezzo valutato a più infinito e a 1. A più infinito questo va a 0, a 1 vale meno 2 con meno davanti vale 2. Torna che pi greco mezzo è minore di 2? Sì, più o meno.
il risultato potrebbe essere, può essere corretto. Diciamo, ci conforta abbastanza perché sono due ragionamenti indipendenti, almeno in parte indipendenti. Qua possiamo anche mettere un numero stretto perché abbiamo preso y più 1 e l'abbiamo minorato con y. Poi naturalmente anche qua, se vogliamo fare l'integrale fatto in maniera precisa, poniamo radice di y uguale t e proseguiamo in maniera simile. Se facciamo la radice di y uguale t, no, è radice di y che è uguale, quindi y uguale a t quadro, quindi diventa integrale da 1 all'infinito dy uguale a 2t dt, qua viene t e qua viene t quadro con 2. Vedete, viene esattamente la stessa cosa di prima, perché ovviamente fare la posizione x più 1 uguale x e poi chiamare radice di y uguale t è come fare esattamente la posizione diretta radice di x più 1 uguale t. Quindi per questo non l'avevo fatta quando abbiamo sviluppato l'integrale del secondo modo, ho preferito fare invece una maggiorazione e quindi un controllo, che quello che veniva, diciamo, ho fatto un altro integrale, l'altro integrale era molto facile da fare, veniva 2, doveva essere più grande del mio risultato, funzionava. Ok, quindi quando ho un'unica radice con un polinomio di primo grado sotto, allora bisogna prendere la radice e porla uguale a 3. Adesso andiamo a considerare se qua c'è qualcosa del tipo ax più b fratto gx più b. Beh, lo stesso bisogna fare tutto questo uguale. Il motivo per cui bisogna fare tutto questo uguale t è che abbiamo, va bene, da questa posizione diventa ax più b uguale t quadro per gx più b. Riordinando nella x mi viene x per a meno c di quadro uguale t quadro d meno b. Quindi x uguale t quadro d meno b fratto a meno b. Qua in realtà sono tutte e due di grado 2, quindi si può fare una divisione di Ruffini, ma insomma ad ogni buon conto. Ad ogni buon conto, dicevo, è un'espressione razionale nella t. Quindi quando vado a calcolare dx mi viene la derivata di questo e del t. Quindi come vedete le radici sono sparite e è inutile farlo in modo formale, perché tanto quando devo farlo con i numeri faccio direttamente le, diciamo, alcuni valori si possono semplificare e non mi devo portare per sotto le costanze, con una sostanza. Facciamo però un esempio. Supponiamo che io voglio fare l'integrale della radice, facciamo radice di x fratto x più 1 per 1 su x in x. Vediamo un po', non mi piace. Ricordo che una volta tiene un bellissimo esercizio in cui
riuscire a fare una di queste espressioni che, diciamo, aveva entrambe i problemi, però in teoria veniva. Facciamo questo, ecco, facciamo questo qui. Facciamo 1 fratto x per x integrale. Vabbè, non è bellissimo da scrivere. Questo qua lo posso scrivere anche in quest'altro modo, posso scrivere integrale da 0 più infinito di 1 fratto x più 1 alla 3 mezzi per radice di x. Oh, però se lo scrivo così non è chiarissimo la sostituzione da fare. Qua vedete di radici ce ne stanno due, c'è la radice quadrata di x e poi la radice quadrata di x più 1 poi elevata a 2. Invece se lo scrivo così vedete che qua questi pezzi non ci sono radici, qua c'è una radice di un rapporto che è esattamente una funzione relazionale in cui il numeratore e il denominatore sono di grado 1 e quindi potrò anche calcolare l'integrale ponendo quella radice qual è. Qua però prima di calcolare l'integrale voglio capire se l'integrale viene finito oppure no. Anche perché questa analisi fatela sempre, perché vi serve sia da controllo, ma vi serve anche per dire che se l'integrale diverge potete al limite evitare i conti, oppure se volete fare lo fate giusto per controllare che va più infinito, ma se non avete tempo e vedete che l'integrale diverge, in questo caso ovviamente essendo la funzione di segno non negativo potrebbe solo divergere positivamente. Se io valuto a priori che l'integrale deve divergere e lo dimostro, a quel punto non devo fare nessun conto. È chiaro? Allora, per capire se l'integrale converge o no, bisogna fare due analisi separate, una a più infinito e una a zero. Allora, a più infinito, se andate a sviluppare come si fa di solito, il termine principale, vabbè, qua c'è x, quindi questo tende a 1. Qua c'è x quadro, quindi questo si comporta come 1 su x quadro. 1 su x quadro a infinito è una funzione convergente. Integrale di 1 su x quadro da 1 a infinito si può fare. Il problema è vicino a 0. Vicino a 0 questo tende a 1, questo tende a 1, poi mi rimane una radice di x sopra e una x sotto. Cioè la radice di x sotto, come sta qua. E allora la funzione, quindi questo si comporta meno di una cosa che tende a, si comporta come una costante, circa 1. Si comporta come 1 su radice di x vicino a 0, quindi va infinito, ma la funzione 1 su radice di x, abbiamo visto stamattina, x alla meno 1 mezzo, alfa è 1 mezzo, cioè minore di 1, e quindi è convergente. Quindi vuol dire che questo integrale verrà convergente. Adesso per valutare il nostro integrale, che dobbiamo fare? Abbiamo detto, dobbiamo porre radice di x fratto x più 1 uguale a t. Quindi x fratto x più 1 uguale t quadro, quindi x uguale x più 1 per t quadro, quindi x uguale t quadro fratto 1 meno t quadro, quindi in verità questo fa meno 1 più 1 fratto 1 meno meno 1 perché quando vado a fare il mio il comune multiplo 1 meno t quadro viene meno t quadro meno 1 più 1 e fa t quadro. Ok, quindi adesso dx a quanto è uguale? La derivata di questo fa 0, la derivata di questo fa meno 1 fratto 1 meno t quadro al quadrato per la derivata di questo. La derivata di questo è meno 2t, quindi meno per meno diventa più,
due tipi. Ok? Quindi il nostro integrale cosa diventa? Diventa integrale da 0 a più infinito. Allora, x era t quadro fratto 1 meno t quadro, quindi x al denominatore è 1 meno t quadro fratto t quadro. Poi c'è x più 1, ma x più 1, basta aggiungere 1 qua, è uguale a 1 fratto 1 meno t quadro. C'è t e poi c'è dx, ma dx non è altro che 2t e t fratto 1 meno t quadro. Allora questo, vabbè, questo 1 meno t quadro sta al numeratore, va con questo e si semplifica con questo, e quindi abbiamo sbagliato qualche cosa, perché se viene 2t quadro fratto t quadro e viene 2, integrale di 2 da, per, attenzione, da dove è 2? Quando, no, viene 2, però io devo aggiornare gli estremi di integrazione. Quando x vale 0, 0 fratto 1 fa 0, quindi t viene 0. Quando x va infinito, quella radice va a 1. Quindi quell'integrale diventa integrale tra 0 e 1 di 2. Vabbè, sembrava molto complicato, in realtà è venuto molto semplice, quindi non è altro. Adesso però naturalmente qua c'è sempre la possibilità di fare un errore, andandoci con il fatto che il integrale viene finito, sarebbe una cosa opportuna cercare di capire se l'integrale se l'integrale allora mettiamoci qua integrale tra 0 e più infinito, qua ci metto x più 1, se ci metto x più 1 che succede? Il denominatore aumenta e quindi la frazione diminuisce e quindi qua mi viene x più 1 al quadrato. Allora questo che cos'è? È uguale all'integrale da 1 a infinito di 1 su x quadro in dx, cioè ho posto x più 1 uguale a t e poi ho richiamato t uguale a x, ma questo integrale è meno 1 su x valutato a infinito e a 1, quindi per x che va a infinito questo vale 0, per x che vale 1 questo vale meno 1, col meno davanti diventa più, almeno questo risultato è coerente con questo, quindi effettivamente potrebbe integrare, potrebbe fare 2, perché avendole diminuite un po' fa 1, insomma. Beh, non è un controllo, non è una cosa che mi dice che con certezza io abbia fatto bene, però aiuta, no? Cioè aiuta, perché a un certo punto io qua, quando ho fatto le sostituzioni, sono voluto andare veloce e quindi diciamo sono abbastanza sicuro di aver fatto bene, però là diciamo era facile scambiare una posizione tra numeratore e denominatore, e pure in certi casi particolari l'integrale si semplifica pure notevolmente. Va bene, adesso facciamone uno un po' più contoso, che non richieda diciamo sostituzioni, quindi facciamo direttamente l'integrale di funzione razionale, giusto per fare qualche conto, farò in proprio. E allora mi voglio fare uno.
Allora, per esempio, cominciamo a fare integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fratto x alla quarta più. Questo integrale non presenta problemi di integrabilità, perché per x che tende a più o meno infinito la funzione si comporta come 1 su x alla quarta, x alla quarta, cioè una funzione integrabile in senso generalizzato. Disegno costante e integrabilizzazione. Allora, qual è il problema? Dobbiamo fare la fattorizzazione. Allora, se vi ricordate, x alla quarta più 1 è uguale a x quadro più radical 2x più 1 per x quadro meno radical 2x più 1. Quindi 1 fratto x alla quarta più 1 è uguale ad ax più b fratto x quadro più radical 2x più 1 più cx più b fratto x quadro meno radical 2x. Adesso quindi è uguale a tutto fratto x alla quarta più 1 e sopra il a x più b per x quadro meno radical 2x più 1 più cx più b che moltiplica x quadro più radical 2x. Vabbè, adesso uguagliamo col principio di identità dei polinomi e andiamo a vedere quanto valgono a, b, c e d. Allora, di x cubo ci sta ax cubo, considerate che il prodotto di questi sono due termini, per tre termini devono essere sei termini, anche di là devono essere sei. Quindi ax cubo più cx cubo deve fare 0, perché qua x cubo non c'è. Poi x quadro a meno a meno radical 2a ax per meno radical 2x fa meno radical 2ax quadro più b. Poi più c radical 2 a più d pure deve fare 0. Poi abbiamo la roba con la x, cioè a meno p radical 2. Poi abbiamo c più c più d radical 2 che vale 0 e infine b più d che deve fare 1. Allora, come vedete, a più c fa 0, quindi qua la posso cancellare, quindi da questa trovo, tolgo il radical 2 e trovo che b è uguale a d, da quest'altra trovo che b è uguale a d è uguale a 1/2, perché la somma fa 1. E poi mi rimane, io sapevo che a era uguale a meno c, e quindi sostituendo b più d io sapevo che faceva 1, quindi io trovo 2c radical 2 uguale meno 1, quindi trovo che c è uguale a meno 1 su 2 radical 2, a è uguale a 1 su 2. Quindi andando a sostituire io dovrei avere che questo, diciamo, l'espressione deve fare 1/2 che moltiplica, allora diciamo 1 su 2 1 su 1 quarto, metto in evidenza 1 quarto, allora a mettendo in evidenza 1 quarto diventa radical 2, quindi viene radical 2x, poi b viene 1 fratto x quadro più radical 2x più 1, poi era più meno radical 2
scusate, più 2 è qua, perché ho messo in evidenza un 4, più 2 fratto x quadro più radice da 2 meno radice da 2. Qui non dovrebbe essere nessun problema perché possiamo controllare. Allora, quando vado a moltiplicare, qui ho, qui c'è più, qui ho x cubo radica 2, qua ho meno, qui c'è la x, me lo sono dimenticato, qui c'è meno x cubo radica 2 e se ne va. Poi, quando vado a fare x quadro, qua mi viene meno 2x quadro più 2x quadro se ne va, qua mi viene meno 2x quadro più 2x quadro che pure se ne va. Quando vado a fare la x, qua mi viene radical 2x meno 2 radical 2x fa meno radical 2x, qua mi viene meno radical meno radical 2x più 2 radical 2x fa più 2 radical 2x. Un più da a destra, un meno a sinistra, se ne va. Infine, l'unico pezzo che non se ne va è più 2, più 2 che fa più 4, diviso il 4 fuori, fa 1. Quindi sembra che abbia fatto i conti bene. Quindi, questo io integrale diventa l'integrale tra meno infinito e più infinito di diciamo un quarto che lo metto fuori, poi qua ci metto anzi addirittura mi conviene aggiungere un radical 2 fuori, qua questo diventa 2 e questo diventa 2 radical 2, questo diventa meno 2 e questo diventa 2 radical 2. Il meno poi lo posso mettere fuori, qua metto meno, questo diventa più e questo diventa meno. Allora, conviene fare così, quindi allora aspettate che aggiusto e allora mi diventa 1 su 4 radical 2 integrale tra meno infinito e più infinito di che cosa? Allora qui possiamo scrivere 2x più radical 2 fratto, non hai un errore, l'altro radical 2 lo metto dopo, fratto x quadro più radical 2x più 1 meno 2x meno radical 2 fratto x quadro meno radical 2x più 1 e poi ci rimane qua metto un bel dx e poi rimane più integrale da meno infinito e più infinito. Allora, qua mi mancava un radical 2, quindi qua ci metto radical 2, che posso mettere anche in evidenza, qua ci metto 1 fratto x quadro più radical 2x più 1, e qua mi mancava un meno radical 2, che devo aggiungere, col meno davanti diventa più radical 2 che ho già messo in evidenza, fratto x quadro meno radical 2x. E qua chiudo la parentesi. Ora fate attenzione che qui io non ho spezzato questo integrale in due pezzi diversi, infatti questo invece si può spezzare in due pezzi diversi, quello no. E adesso andiamo a vedere perché. Ah,
andiamo a fare integrale da meno infinito a più infinito di questa roba qui, chiamiamolo a di x, di x. Uguale a di x, poi di x già ci stava fuori della quindi che cos'è? Beh, se ci fate caso, io ho aggiustato il numeratore senza fare sistemi e cose, perché si vede da subito, in maniera tale che sia la derivata del denominatore. Quindi la primitiva è logaritmo di x quadro più radical 2x più 1, e la primitiva di quest'altro chi è? Logaritmo di quest'altro, a parte il meno fuori. Ma logaritmo della, la differenza dei logaritmi, scusate, è uguale al logaritmo del rapporto. E è vero che io dovrei fare, per esempio, l'integrale da meno infinito a 0 da 0 a infinito, ma siccome questo, diciamo, questa funzione qui converge, per x che va più infinito, per x che va meno infinito, qua quelli che dominano sono solo x quadro su x quadro va 1, logaritmo va 0. E succede la stessa cosa sia da una parte che dall'altra parte. Anche la funzione non è, insomma, comunque viene 0. Ok? Quindi mi rimane, questa integrale viene 1/4 per 1 su 4 radical 2, si semplifica radical 2, poi viene integrale da meno infinito a più infinito di 1 fratto x quadro più radical 2x più 1 in dx. Ho quest'altro integrale qua, in effetti è lo stesso di prima. Allora, lo faccio qua. Io se faccio l'integrale da meno infinito a più infinito di 1 fratto x quadro meno radical 2x più 1 in dx, fate la sostituzione y uguale a meno x. Allora cosa vi viene? Meno infinito diventa più infinito, più infinito diventa meno infinito, x quadro diventa y quadro, questo diventa meno y, ma anche dx diventa meno dy. Allora il meno aggiusta gli estremi di integrazione e vedete che questo integrale è diventato uguale a quest'altro integrale. Allora, essendo entrambi integrali dando lo stesso risultato, sappiamo che danno lo stesso risultato perché questi per x che tende a più o meno infinito si comportano come 1 su x quadro, quindi la funzione integrabile, possiamo scrivere fuori 2/4, cioè 1/2. Quindi ci è rimasto da fare quell'integrale là, ok? L'integrale tra meno infinito e più infinito di quella roba lì. Anche qui hai e radice di 2 si ha fatto 1 qua e 1 qua, stai semplificando, ok? Quindi adesso dobbiamo, ripeto, fare questo integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fra x quadro più radical 2x più 1 in dx. Allora, cosa faccio? Posso scrivere come integrale da meno infinito a più infinito 1 fra, qua ci metto x più 1 su radical 2 al quadrato, perché qua x quadro fa x quadro, il doppio prodotto fa 2 su radical 2 e fa radical 2 x, e poi il quadrato di questo fa 1/2, e quindi qua mi rimane 1/2 in dx. Adesso x più 1 su radical 2 lo chiamo y, no? Questo mi diventa integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fratto y quadro più 1/2 in dx. Perché diventa così? In effetti, se ci fossero qua degli estremi di integrazione finiti, questi estremi si sposterebbero. Però
quando io pongo questo uguale a y, per x che tende a meno infinito anche la y tende a meno infinito, e per x che tende a più infinito anche la y tende a più infinito. In buona sostanza, se lo fate con tutti i sacrificismi, vedete che viene esattamente la stessa cosa, insomma, quindi vabbè, fatemelo riscrivere, se no ce lo perdiamo. Questo integrale, avevamo detto, era un mezzo per integrare da meno infinito e più infinito di 1 fratto x quadro più radical 2x più dx, che è l'integrale che sto svolgendo. Adesso pongo y uguale 1 su radical 2 per t, quindi qua mi viene dy uguale dt su radical 2, quindi qua mi viene integrale tra meno infinito e più infinito, per lo stesso motivo, quando y tende a più infinito t tende a più infinito, e quando y tende a meno infinito t tende a meno infinito e viceversa, quindi qua mi viene dt su radical 2, qua mi viene t quadro mezzi più un mezzo, quindi mi viene un mezzo per t quadro più. Adesso radical 2 mezzi, vabbè, questo qua è, si gira, insomma, da un radical 2 al numeratore, integrale tra meno infinito e più infinito di 1 fratto t quadro più 1 in dt fa la colangente a più infinito va a pi greco mezzi, a meno infinito va a meno pi greco mezzi, quindi questo mi dà radical 2 per pi greco. O se preferite fare anche l'ultimo passaggio, tratto tangente in t tra meno infinito e più infinito radical 2 per pi greco. Ok, vediamo un po'. Ovviamente, se qua ci mettevo x quadro, beh, attenzione, se ci mettevo, non è che diciamo aumentava sempre, perché ovviamente se x era maggiore di 1 in valore assoluto, x quadro era più piccolo di x alla quarta, ma se x è minore di 1 è il contrario. Comunque, se ci mettevo x quadro, tra meno 1 e 1 la funzione integranda diminuiva, no, aumentava. Sto imbrogliando. Se ci mettevo x quadro, tra meno 1 e 1 diminuiva, quando x maggiore di 1 in valore assoluto la funzione aumentava. Quindi in quel caso l'integrale faceva pi greco. Qua è venuto un po' di più, ci potrebbe stare. Se vogliamo fare una cosa fatta meglio, un controllo per cercare di capire questo integrale se è fatto bene oppure no, allora vediamo un po' che cosa possiamo inventarci. Beh, allora io posso fare così. Allora, questo qua è uguale a due volte integrale tra 0 e più infinito di 1 fratto x alla quarta più 1 in dx. Allora, 1 fratto x alla quarta più 1 fa così. E comincia da 1 e è una funzione che scende a 0. Allora, questa funzione la posso maggiorare con 1 su x alla quarta, però 1 su x alla quarta non mi piace tanto perché qua se ne va all'infinito ed è, non è integrale per senso generalizzato vicino a 0, quindi la maggioro con il massimo tra 1 e 1 su x alla quarta. Quindi il che significa che questo è meno uguale di 2 volte integrale tra, diciamo, tra 0 e 1 vale 1 la funzione, quindi 2 volte 1 più integrale da 1 all'infinito
di 1 su x alla quarta in dx. Ok? Allora, integrale di 1 su x alla quarta fa, perché ovviamente se tolgo la 1 al denominatore, diciamo la funzione che sta sotto di me. Allora, qui mi viene 2 integrale di x alla meno 4 fa meno 1 terzo x alla meno 3 valutato da 1 a infinito. A infinito questo va a 0, a 1 questo vale meno 1 terzo, quindi questo fa 2 più 1 terzo. No, però è 2 per 1 più questa roba qui, 2 per 1 più questa roba qui, quindi 2 più 2 terzi, perché vedete qua c'era 1 e questo vale 1 terzo e poi devo moltiplicare tutto per 2. Ora vediamo se torna. Non sembra tornare, perché vediamo se ho fatto bene qua. Allora, qua l'ho raddoppiato e sta a posto. Qua l'ho maggiorato con 1 e là l'ho maggiorato con quell'integrale lì. Quell'integrale lì è la derivata di quella, fa meno 3 che se ne va con meno 1 terzo e quindi a infinito vale 0, a 1 vale meno 1 terzo, con meno davanti fa più 1 terzo e quindi effettivamente, guardate qua, il grafico intanto era fatto un po' diversamente, però dovrebbe essere corretto questo. Ma se è corretto questo, stiamo a meno di 3, ok? Quello è più di 3, quello è più di 3, quindi è probabile che qua mi sono perso tutto questo discorso, mi devo essere perso un 2. Ma non è, potrebbe essere il caso, l'ultima frase è un quarto, sto sopra. Questo? È un quarto e l'integrale. Era un quarto, però poi avevamo visto che questi due integrali erano uguali. E quindi l'altro faceva 0. E questo integrale, quindi questo integrale raddoppiava e quindi veniva un mezzo. Veniva un mezzo. Però effettivamente sì, c'è qualcosa che non va. Perché supponete di integrare, supponete, se io qua ci tolgo questo, l'integrale non è che diminuisce, perché ci sta una parte che diminuisce, diciamo quando la x è positiva diminuisce questo qui e quindi il reciproco aumenta, quando la x è negativa. Però diciamo, supponiamo per un attimo di togliere questo, ok? Allora, se tolgo questo, questo integrale fa pi greco, fratto 2 fa pi greco mezzi. Se ci metto questo, l'integrale si sposta, ma non di tanto, c'è un effetto, diciamo, che diventa diversa. Però rifacciamo un attimo quell'integrale, l'ultimo integrale, penso che fino a lì deve aver fatto bene. Vediamo un attimo, devo fare integrale da meno infinito a più infinito di 1 fratto x quadro più radical 2x più 1. Abbiamo detto
questo è integrale da meno infinito a più infinito di 1 fratto x più 1 su radical 2 al quadrato più 1 mezzo. Qua in dx, in dx uguale integrale in dy da meno infinito a più infinito di 1 fratto y quadro più 1 mezzo. Allora qui è uguale y uguale t su radical 2 uguale integrale da meno infinito a più infinito, allora qui ho dt 1 su radical 2 e poi viene t quadro più 1 mezzi, il mezzi passa qua, quindi qua è così, questo fa radical 2, questo integrale fa pi greco, però questo integrale era questo qui e mi sono perso di dividere per il mezzo fuori, quindi questo è pi greco su radical 2. Ok? Ci siete o qua? Oddio, l'ho rifatto allo stesso modo di prima, per cui è probabile, diciamo, se avevo fatto un errore qua è probabile che l'avevo fatto, lo rifaccio qua. Però quando ho fatto questa sostituzione, qua mi viene t quadro mezzi più un mezzo, metto un mezzo in evidenza e viene t quadro più 1 per un mezzo, un mezzo, lo giro, lo porto fuori, diventa 2 al numeratore, fratto radical 2 che mi veniva da dt su radical 2 mi fa radical 2. Questo integrale è l'arco tangente a più infinito fa pi greco mezzi, a meno infinito fa meno pi greco mezzi, con meno davanti viene pi greco, radical 2 è pi greco, però in questo integrale, quando ho fatto integrale, non ce l'avevo messo un mezzo davanti, quindi quando vado a sostituire devo fare pi greco per radical 2 fratto 2, pi greco per radical 2 fratto 2 fa pi greco su radical 2, e quindi effettivamente diciamo stavolta mi trovo, perché radical 2 è circa 1.4, quello fa 2 e qualcosì, ok? Fa 2 e qualcosì. Se diciamo poi posso fare le maggiorazioni migliori, insomma, però vedete quel controllo banale mi ha fatto trovare l'errore. Molto, diciamo, istruttivo in questo senso, perché io semplicemente sono andato a maggiorare, pur maggiorando in maniera non proprio fine, ho trovato che l'integrale doveva venire minore di 2 e 2 terzi, 2 e 2 terzi già arriva a 3, là era pi greco che è più di 3 per radical 2, e mi dava proprio l'impressione di aver perso un fattore 2, infatti andando a controllare esattamente quello che avevamo perso, eh? Ok, vabbè, quindi questo è un allora un'osservazione. Qua vi ricordate questo integrale che faceva 0? Però c'è una cosa da evidenziare e da discutere. Allora, la cosa da discutere è questa qui. Quello veniva logaritmo di x quadro più radical 2x più 1 fratto x quadro meno radical 2x più 1 se lo facevo insieme. Ma se lo faccio separatamente, se lo faccio separatamente, faccio solo uno dei due pezzi, mi viene così. Adesso quando vado a infinito o a meno infinito, questo qua se ne va più infinito in entrambi i casi, quindi comincio a non capirci più niente e comincio a pensare che l'integrale non sia integrabile in senso generalizzato. Da cosa dipende? Dipende dal fatto che quando io ho scritto la formula di Hermit io ho dovuto separare questi due pezzi. Adesso questi due pezzi, se tu li separi, la funzione, questa funzione qui, prendila a diciamo per x che tende all'infinito, come si comporta? Come 2 su x, e quindi vuol dire che 2 su x non è integrabile né a infinito
e né a meno infinito. Quindi questa qui da sola non è integrabile in senso generalizzato, così come questa qui da sola non è integrabile in senso generalizzato. Ma noi non dobbiamo dimenticarci che quando andavamo a sommare ci davano questa che era integrabile in senso generalizzato, e i pezzi che non posso separare sono questi due. Gli altri li posso separare, che questo è integrabile in senso generalizzato perché è a più infinito, e a meno infinito si comporta come un x quadro che è integrabile in senso generalizzato, e questo invece è 2. Quindi questi sono integrabili in senso generalizzato, si possono mettere a parte. Questi due, non, diciamo, se io li separo non sono più integrabili in senso generalizzato, ma se non li separo sì. Qualcuno può dire, vabbè, ma tu qua hai fatto meno infinito e più infinito insieme. Anche se lo separi, supponete di fare da meno infinito a 0 e da 0 a infinito, la primitiva sempre quella è, lo vedete? A 0 fa 0 perché viene logaritmo di 1 che fa 0, a infinito va al logaritmo di 1 che va un'altra volta a 0, quindi non ci sono problemi. Questa qui effettivamente, diciamo, se fate il limite di una primitiva per la primitiva che tende a infinito viene 0, diciamo, di quella primitiva, e quindi effettivamente questa funzione integrabile in senso generalizzato a patto di non separare i due pezzi. Questa cosa bisogna starci attenti perché ci vuole un po' di occhio, però diciamo tendenzialmente non quando andate a fare i vari pezzi, se trovate dei problemi a integrare il singolo pezzo rimettetelo insieme accoppiato da qualcun altro. Se però, diciamo, è inutile che io mi metta a fare adesso a dimostrare perché e per come posso separare o non posso separare. In realtà io l'analisi che la funzione sia integrabile in senso generalizzato l'ho fatta a priori, l'ho fatta all'inizio, lo so, questa si comporta con 1 su x alla quarta per x tende a infinito, non ha altri problemi nei punti, diciamo, di R, perché il denominatore non sa nulla mai, e quindi sicuramente è integrabile in senso generalizzato. Devo solo trovare il modo di fare l'integrale. Va bene? Ok, riposiamoci 2 minuti.